il Siena, diciamo, di tutto il lotto delle contendenti in generale, non per la zona salvezza. Se oggi dico che è la squadra più difficile da incontrare, credo che dico una normalità, lo dimostrano i risultati, ma io ho visto anche qualche sconfitta del Siena. Mai è stata figlia di disorganizzazione, o magari c'è una giornata particolare o degli episodi, però la squadra è stata sempre dentro le partite fino all'ultimo minuto, aggiungo io perché non, ha una rosa importante il Siena, non è che sia limitata, voglio dire, perché qui stanno fuori giocatori di ottimo livello, insomma, e vanno in campo giocatori di altrettanto livello, no? Quindi voglio dire, una squadra assolutamente attrezzata. Adesso si è trovata a vivere una situazione magari difficile, di classifica, però quello che sta facendo in Coppa Italia e ultimamente in campionato non è casuale, insomma, dietro c'è anche una forza di gruppo, insomma, di qualità di squadra, insomma, e anche di numero di giocatori. Bisogna vincere questa partita e cercarla di vincere fino all'ultimo secondo, questo è normale. C'è anche, al di là della consapevolezza di potercela fare, c'è anche la consapevolezza dell'avversario, questo è in assoluto, insomma, voglio dire, però io credo che non si offenda nessuno a Siena se diciamo che per noi è una partita importante da vincere, insomma, voglio dire, credo che sia legittimo dire questo, insomma. Cioè, se il Siena è stato bravissimo a sfruttare, diciamo così, delle partite che sembravano non impossibili, perché l'impossibile non c'è, però magari complicate con delle vittorie, la stessa cosa può succedere a noi, ma le uniche due vittorie nostre sono state a Firenze con l'Inter, due campi, cioè due squadre assolutamente di grande livello, insomma, quindi anche per quello che ci riguarda, il nostro cammino, insomma, ci ha portato anche a fare risultati con queste squadre. Falsato? No, però quello che è un pochino ha sconclusionato tutto sicuramente è i recuperi, insomma. Su quello non c'è, non volontariamente, non è che sia colpa delle società, però il non aver giocato, le altre squadre hanno giocato, non aver subito squalifiche. Diciamo, giocare con la tavola già apparecchiata è un piccolo vantaggio, insomma. Apparecchiata nel senso dei risultati, intendevo dire quello. Io veramente martedì, chi era presente di voi, ho detto un'altra cosa, ho detto è patetico fare appelli ai tifosi. E poi invece il giorno dopo è venuto che io facevo l'appello, insomma, quindi sono patetico io. Va bene, mi assumo questa, tipo, cioè, patetico nel senso, un allenatore non deve appellarsi ai tifosi, deve eventualmente far presente quanto, ma non è che ci vuole un allenatore, penso che sulle cose del calcio quanto è importante avere un ambiente propositivo, positivo, che ti spinge, voglio dire, io a Lecce sono venuto a giocare e sicuramente ho visto sempre un altro ambiente, insomma, voglio dire, quindi poi Lecce le vinceva e le perdeva comunque le partite in casa o le pareggiava, però dire che non sia un piccolo vantaggio è un'ipocrisia. Però io ho sempre avuto grande rispetto per la gente che viene allo stadio. Certo? Poi si fanno delle scelte, non è che un allenatore deve essere permaloso se al campo ci sono 8.000 persone invece di 20.000. L'allenatore deve preparare la squadra. Ho detto che quei pochi o tanti o giusti che ci saranno è più che sufficiente che facessero quello che hanno fatto col Bologna, che erano già abbastanza rumorosi, e quindi è solo questo, poi non mi permetto di aggiungere qualcos'altro perché non, ripeto, non spetta a me fare, l'appello lo devo fare ai giocatori, quello sì, insomma, devo appellarmi al loro carattere, alla loro forza e alle loro qualità.